La domenica Liguria e Arancione lo prevede la nuova ordinanza che il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato. Tre vanno in area rossa, la provincia autonoma di Bolzano, Lombardia e Sicilia. Nove regioni passano in area arancione, sono Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria appunto, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta. Restano in area arancione Calabria, Emilia Romagna e Veneto. La Campania insieme ad altre 5 regioni, province autonome restano in fascia gialla. Sono Sardegna, Basilicata, Toscana, provincia autonoma di Trento e Molise. La Liguria domenica diventa arancione, lo prevede la nuova ordinanza che il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato. Divieto di spostarsi dunque tra regioni sino al 15 febbraio. Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5, il divieto allo sport dalle 18. In zona arancione, quindi, gli spostamenti sono limitati al proprio comune, salvo per motivi di lavoro, salute o necessità, ma è consentito muoversi entro un raggio di 30 km se si abita in un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ma non verso un capoluogo di provincia. Per quanto riguarda gli spostamenti verso abitazioni private, è permesso raggiungerne, a patto che sia abitata e una volta al giorno, solo all'interno del proprio comune, fermo restando la deroga appena detta. Per un massimo di 2 persone, esclusi minori di 14 anni e disabili non autosufficienti conviventi. In zona arancione si può vendere da asporto dopo le ore 18 solo per i ristoranti, una misura decisa per evitare possibili assembramenti serali davanti ai locali. In tutti gli altri orari è sempre consentita la consegna a domicilio. La ristorazione rimane sempre consentita negli alberghi e nelle strutture ricettive solo per i clienti che vi alloggiano, oltre che nelle stazioni di servizio. Il Comitato contro la cementificazione dell'area ex Italgas ha preso in via ufficiale, direttamente dal sindaco di Chiavari Marco Di Capua, che è stato bocciato il progetto di edilizia residenziale in via Trieste. A renderlo noto lo stesso comitato, che ricorda inoltre che il primo cittadino chiavarese nel febbraio del 2020 stava trattando con Italgas per cercare di realizzare nell'area in oggetto posteggi e giardini pubblici. Comprendiamo la necessità di trovare nuove soluzioni per il mondo della scuola, ma al momento è altrettanto sentito il bisogno di spazi verdi e di parcheggi, in un'area già aggravata dal traffico dei residenti, dei lavoratori e di tutte le attività ospitate dall'ex nuovo Palazzo di Giustizia, conclude il comitato. La giunta comunale di Sestri Levante ha approvato 2 delibere. La prima riguarda gli indirizzi per la realizzazione e la gestione delle nuove spiagge libere attrezzate dell'area ex ottagono. Dopo l'approvazione delle linee guida uscirà entro pochi giorni il bando di gara che sarà pubblicato sul sito internet del comune. La giunta comunale ha poi approvato la richiesta di finanziamento per la progettazione definitiva di ulteriori interventi di messa in sicurezza del territorio. Si tratta di interventi per l'attenuazione del rischio idrogeologico nella zona di San Bartolomeo della Ginestra e via Monsignor Vattuone, del rio Staffara e la progettazione per la realizzazione della nuova passerella ciclo pedonale sul Petronio in località Pestella. Gli operatori del mercato settimanale di Santa Margherita Ligure si scusano con la cittadinanza per il disagio causato dalla manifestazione dello scorso venerdì. Gli ambulanti non avevano allestito i banchi, ma alcuni furgoni avevano bloccato il traffico per protestare contro i lavori sulla rotonda di San Bernardo all'inizio di Corso Matteotti, che aveva determinato lo spostamento di una parte del mercato in 2 tronconi separati. Questo, secondo gli operatori del mercato, non facilitava la loro attività. D'ora in poi il mercato si svolgerà regolarmente, nonostante la presenza del cantiere, affermano gli ambulanti. Inoltre, per i venerdì mattina, l'amministrazione comunale chiederà la sospensione dei lavori con lo scopo di non disturbare acusticamente e logisticamente la zona, garantendo anche una maggiore sicurezza per gli utenti del mercato stesso. Gli operatori del mercato settimanale San Margheritese sperano di poter collaborare con un'amministrazione comunale che abbia il desiderio di offrire un mercato che la città merita, dicono, fruibile a tutti, in sicurezza, con un'ottima offerta merceologica e nella splendida cornice
di Giardini a Mare. 12.000 euro sono stati stanziati da Regione Liguria per il recupero e la messa in sicurezza del casone dello Stecca a San Colombano Certenoli. A renderlo noto il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Luca Garibaldi. Il casone dello Stecca è considerata la culla della resistenza nel Levante, dove si tennero i primi incontri della cosiddetta banda di Cichero tra Aldo Gastaldi, Giovanni Serbandini e Giovanni Battista Canepa. Il consigliere regionale del PD Garibaldi si era già occupato del tema come proponente della legge per il recupero dei sentieri e dei luoghi della resistenza. Con lo stanziamento di 12.000 euro, dice, si potrà avviare la messa in sicurezza e il risanamento di quel luogo che per la storia del Levante Ligure ha sempre significato molto e a cui finalmente verrà data la giusta e degna considerazione. Si è svolta in videoconferenza organizzata dal comune di Cogono un incontro tra i sindaci della Fontana Buona facenti parte il bacino di affidamento numero 2 che hanno preso atto dell'intendimento di Città Metropolitana di Genova di affidare in house per 15 anni la gestione del servizio di raccolta rifiuti, come già avvenuto per l'ambito genovese. Hanno preso parte alla riunione i comuni di Cogono, Levi, Carasco, San Colombano Certenoli, Orero, Cicagna, Lorsica, Correglia Ligure, Nerone, Mocconesi, Favale di Malvaro, Tribogna e Bargagli. L'incontro si è svolto dopo quello che si era già tenuto in mattinata ieri presso il municipio di Chiavari, tra i comuni costieri del Tiguglio. Fontana Buona, dunque, combatte insieme alla costa contro il sindaco metropolitano Marco Bucci. La passeggiata dei Baci a Portofino da un paio di notti è illuminata. Il sentiero più romantico del Golfo che da Paragi porta sino al sagrato della chiesa di Divo Martino si potrà percorrere in tutta sicurezza e in tranquillità anche durante le ore di buio. L'intervento consiste nella sostituzione punto punto dell'illuminazione pubblica con lanterne a foggia simili a quelle esistenti ma con tecnologia a LED ad alta efficienza energetica. La temperatura del corpo luminoso verrà tarata in modo tale da garantire una luce cosiddetta calda che ben si integra con il contesto esistente. Dal punto di vista della illuminotecnica non si vedono più i vetri opalino. Questo fa sì che i lampioni stessi possano godere di assoluta stabilità e conseguente sicurezza per chi percorre il sentiero, grazie alla maggiore adattabilità alle giornate ventose. La scelta progettuale, fa sapere MECI, la società che si è occupata delle installazioni, è ricaduta su questo tipo di lanterna proprio per la sobrietà con cui si integra in un contesto ricco di elementi da valorizzare. La mancanza del vetro garantisce totale permeabilità alle viste, assicurando il minor impatto possibile sugli scorci del paesaggio, pur mantenendo la foggia della lanterna tradizionale, portando inoltre una bassissima rotazione di manutenzione. Le mensole esistenti verranno mantenute, verificandone la stabilità in fase di installazione dei nuovi corpi illuminanti. L'illuminazione va a completare il progetto delle ormai note porte d'accesso alla passeggiata dei Baci stessa, che ben ricordano la facciata color pastello della piazzetta più celebre del mondo. Ciao a tutti, sono Irene Ventura. Alcuni di voi mi conosceranno, sono di Rapallo e canto spesso nei locali della zona e per manifestazioni pubbliche e private e sono la cantante della Tiguglio Jazz Big Band della Filarmonica di Chiavari. Ho conseguito il diploma in canto jazz al Conservatorio Niccolò Paganini circa 2 anni fa e da un annetto ho cominciato a scrivere brani miei. Il primo brano che ho pubblicato si chiama Chi sono io, è un brano scritto da me, arrangiato da Eric Bosio e da Nicola Nastos. È un brano che racconta un momento di grande smarrimento che ho vissuto, momento nel quale non sapevo più chi fossi, che cosa volessi, quali fossero i miei desideri.
Penso che molte persone si possano ritrovare, in queste parole, in questo testo, e spero che ascoltandolo si possano sentire anche un po' meno sole. Vi lascio con la visione del videoclip che è stato girato nello studio RKH, di Torino, e ringrazio il videomaker Andrea Di Pasquale che ha girato questo bellissimo video. Spero vi piaccia e spero che vi faccia emozionare. Un bacio a tutti e a presto. Ciao! A volte io mi domando perché corro più del vento, verso cosa poi va bene. Mi rispondo e provo a sfidare le mie paure, l'ansia che sale, non trovo pace più. Sfida contro il tempo, una gara in solitaria con me. I miei limiti oso superare, ma finisco sempre a farmi male in questo gioco che gioco poi non è. Ma chi sono io? Ogni cosa, ciò che appare, una ragione vera non c'è. E rimango da sola a pensare che non sono capace ad amare, sono notti sprecate con me. E mi sento del vento verso cosa poi previsioni per domani, sabato 16 gennaio. Al mattino cielo soleggiato. A parte residui e addensamenti o foschie sui versanti padani di centro-ponente. Nel pomeriggio velature in transito da ovest, seguite da locali formazioni di nubi basse, per la rotazione del flusso da sud. Addensamenti più compatti tra la sera e la notte, dove non si escludono brevi piovaschi.
mare poco mosso, venti moderati da nord, umidità su valori medio-bassi. Le temperature previste: sulla costa tra 2 e 10 gradi, nell'entroterra tra meno 4 e 6 gradi.